Floridi, possiamo iniziare dal suo lavoro sulla terminologia, i suoi nuovi concetti come iperstoria, inforg, onlife, suggeritore. C'è bisogno di un nuovo modo di pensare e quindi di nuove parole? Allora, la questione sul gergo o la nuova terminologia o il vocabolario della filosofia che cerca di acchiappare le idee, di cogliere i fenomeni, a volte coniando parole nuove, questo è un classico, no? Da sempre i filosofi, le filosofe stravolgono un po' il linguaggio, inventano neologismi, spezzano le parole, le ricombinano. Nel mio caso, un momento così autobiografico, non me ne sono accorto. Nel tempo, negli anni, letteralmente, via via che c'era bisogno di cogliere un'idea o un fenomeno specifico, ho trovato utile coniare quella parola, quell'espressione, quel termine. E quando poi è venuto il momento di raccogliere molte di queste idee in un singolo libro, in effetti è venuto fuori una lunga lista di neologismi: infosfera, inforg, onlife, iperstoria. Oggi abbiamo parlato di capitale semantico. Spero non sia un vizio, ecco, lo dico con molta sincerità. Mi auguro invece che sia prova di uno sforzo intellettuale, concettuale, di capire cose per le quali noi non abbiamo ancora le parole giuste. Ed è un po' come quando succede che hai quella parola sulla punta della lingua che quasi quasi ma non arriva. Ecco, io devo dire che spesso mi sento così, cioè la percezione di un fenomeno che quasi quasi, poi arriva la parolina giusta e dico: ah, ecco, questo adesso lo posso inquadrare così. E oggi abbiamo parlato di capitale semantico, è stato un sollievo, è letteralmente quel sollievo che uno prova avendo trovato quella parola che stava sulla punta delle dita o della lingua e finalmente è arrivata. Dal nostro punto di vista è molto interessante la sua scelta del termine suggeritore per definire la tecnologia. Come ha scelto questa parola? L'idea che la tecnologia sia un suggeritore o, come si dice in inglese, un prompter, nasce dall'esigenza di vedere la tecnologia come qualcosa che pone delle opportunità. E all'interno di quel porre opportunità c'è dare delle occasioni di risolvere magari dei problemi in un modo o nell'altro. Ho cercato di cogliere una sfumatura che a volte sfugge, cioè della tecnologia tanto come strumento, come qualcosa per cui c'è un problema, uso questa tecnologia. Ho una necessità, uso questa tecnologia. Ma la tecnologia essa stessa suggerisce applicazioni, crea a volte i suoi propri problemi che quindi generano altra tecnologia. Di qui l'idea di suggeritore e prompter. Poi quella di primo, secondo e terzo grado, ecco, mentre su quest'idea credo che sia completamente ragionevole discuterne e anche non essere d'accordo, sull'altra idea, cioè quella di primo, secondo e terzo grado, mi sentirei più in grado di dire che se qualcuno non è d'accordo, ecco, forse il problema è un po' il suo. Vuol dire, la palla sta dalla parte dell'avversario, sta all'avversario a dimostrare che le cose non stanno in questo modo. Quella distinzione è abbastanza semplice. L'idea che la tecnologia stia tra noi e la natura, come ad esempio una cetta tra me e l'albero. Poi a un certo punto nell'evoluzione della tecnologia, la tecnologia si ponga tra l'umanità, tra me e altra tecnologia. Ad esempio possiamo immaginare un martello e un chiodo, allora sono io il martello e il chiodo, ma il chiodo a sua volta è tecnologia. E quindi secondo ordine, primo con la natura, secondo con la tecnologia, e poi il terzo ordine in cui siamo entrati noi oggi, per cui io stesso, l'umanità stessa, è rimpiazzata da altra tecnologia. E quindi abbiamo tecnologia che usa tecnologia per lavorare con tecnologia. Se ricordo bene, nel libro faccio l'esempio di un computer che controlla un robot che costruisce un'automobile. Ecco, quando è il computer, tecnologia che controlla un robot che fa la mediazione, che costruisce un oggetto come l'automobile,
il nostro posto, qual è il nostro ruolo, una tecnologia di terzo ordine, che poi è l'idea poi che oggi stiamo dibattendo in termini di perdita di lavoro, perdita di ruolo, mondo della produzione, mondo dell'innovazione. Saremo tutti quanti eliminati da tecnologie del terzo ordine? Ecco, non credo. E qui c'è un altro dibattito da avere, ma queste sono un po' le due distinzioni. La tecnologia che fa un po' da suggeritore anche di soluzioni ai problemi e una gradualità della tecnologia, perché altrimenti la tecnologia spesso viene descritta come se fossimo ancora nei tempi delle caverne, cioè se si legge un testo di filosofia della tecnologia è come se stessimo sempre a una tecnologia di primo ordine. Non è stato così da tanto tempo ormai. Rispetto al concetto di on life, ha trovato un qualche tipo di resistenza quando parlava pubblicamente di questo concetto in qualche ramo del sapere, nell'educazione, nella politica? Ho trovato molta accettazione. In genere quando si parla di questa idea o di questa parola, l'impressione è che ci sia una sorta di senso di sollievo, un po' come dicevamo all'inizio di questa intervista, e cioè che finalmente non sono vittima di una dicotomia, di un dualismo che non c'è più, e non c'è più in questo angolo del mondo, non in tanti altri angoli del mondo che sono molto più numerosi, ma qui, nel mondo più sviluppato, in cui buona parte della popolazione ha accesso a tecnologie e così via, cioè in quelle che noi chiamiamo oggi le società dell'informazione. Continuare ancora a pensare in termini di sei online o offline, si tratta di uno strumento analogico o digitale, ma basta entrare nella cucina oggi, cioè, il nostro orologio probabilmente attaccato al muro della cucina è probabilmente digitale, è probabilmente controllato via radio, per cui si aggiorna e si rimette all'orario giusto automaticamente. Ha senso chiedere analogico, digitale, online, offline? Vuol dire non aver capito che cosa è successo. Allora, ecco, la risposta alla domanda è un senso di sollievo, per dire non devo essere vittima di una dicotomia che non si applica più, e ho un termine per cogliere una complessità che oggi è davanti agli occhi di tutti, è una complessità, diciamo, ordinaria. Questa di questo misto tra analogico e digitale, tra digitale e analogico, e online, offline. Nei suoi studi emerge un'immagine bifronte dell'umano, inarrivabile, con competenze semantiche non attingibili da un'intelligenza artificiale, e al contempo marginale. Lei definisce l'antropocentrismo come un eccesso. Le altre tre precedenti rivoluzioni ci hanno allontanato dall'idea di uomo come centro dell'universo, anche questa quarta, quindi. Sì, è una quarta rivoluzione che ci continua a decentralizzare e ci ricorda che ogni tentativo di ricentralizzazione è destinata a fallire. È proprio il metaprogetto umano universale, questo di essere al centro di qualcosa che non funziona. Universo, mondo animale, mondo mentale, mondo dell'informazione. Ogni tanto qualcuno poi arriva e ci ricorda che le cose non stanno così. Allora, c'è una parte buona in questo, una lezione importante da fare nostra, e sarebbe bello che la facessimo nostra oggi, nel XXI secolo, cioè che da oggi in poi pensassimo in termini di non centralità, ma di periferia, cioè mettere al centro del discorso etico non tanto chi riceve l'azione, che è mai importante, ma soprattutto la relazione tra chi agisce e chi reagisce. Per essere un po' più semplice, non è che tra Renzo e Lucia prima Renzo si metteva al centro e adesso dobbiamo insegnare a Renzo di mettere Lucia al centro. Dobbiamo insegnare a Renzo e a Lucia di mettere al centro la loro relazione, perché là a quel punto tutti e due contribuiranno dalla periferia al loro futuro matrimonio. Se guardiamo la politica è la stessa cosa, non è che un partito deve mettere, come dire, al centro l'altro partito, ma tutti e due, o tutti e tre, o tutti x partiti dovrebbero mettere al centro la politica, cioè la relazione politica che c'è tra noi come un'organizzazione sociale. Se continuiamo di questa strada, cioè guardiamo al mondo della produzione, del business, dell'innovazione, della ricerca, è veramente un cambiamento di prospettiva. Io adesso non so se questo cambiamento di prospettiva finalmente lo daremo per acquisito e ripartiremo da qui, una sensibilità, come dire, la nostra culturalmente,
e il mondo andrà, poi avrà altri capitoli, ma questo non lo dovremo riscrivere un'altra volta, o invece dovremmo avere altre lezioni di nuovo. A me a volte pare che ci sia una sorta di intrinseca necessità di egocentrismo nella nostra natura, quasi nel nostro DNA, e che quindi non sia tanto una questione di acquisire una volta per tutte, ma di capire che questo è come vanno le cose e quindi educarci di nuovo e di nuovo per ogni generazione che arriva che così stanno le cose. È un po' come dover spiegare a ogni generazione che la Terra non è piatta, che non siamo al centro dell'universo, eccetera. Ecco, quindi qui una funzione più lamarckiana piuttosto che darwiniana dal punto di vista culturale, cioè di acquisizione di certe trasformazioni che devono essere ripetute culturalmente a ogni generazione. In questo modo potremmo far ereditare alla nostra cultura un antropoecentrismo, cioè una centralità delle relazioni che al momento non abbiamo ancora.